Bentrovati e benvenuti a Vox Populi. Siamo alla tappa numero 8. Vi portiamo indietro nel tempo, 1985. Incontriamo Enrico Santoro, allora assessore regionale ai lavori pubblici. Per lui era la seconda volta che occupava gli scanni della regione e la seconda volta come assessore. Però in politica lui ci stava da sempre, da una vita. Già nel 1956, giovanissimo, era consigliere comunale qui a Isernia, sindaco Franco Ciampitti. A Isernia poi ha ricoperto la carica di primo cittadino dal 64 al 72 e durante questi suoi anni, precisamente nel 1970, Isernia è diventata provincia. Con Santoro abbiamo affrontato i temi di ieri che poi non sono diversi rispetto ai temi di oggi. C'era una situazione abbastanza caotica in seno alla Democrazia Cristiana, che era il maggior partito, e per beghe interne il sindaco di allora, il compianto avvocato Biello, era stato defenestrato e gli era succeduto un giovanissimo Michele Iorio e iniziò così la sua carriera di politico. Successivamente, però, Michele Iorio si candidò, fu candidato sindaco ad Isernia ed ebbe molti, molti voti. Quindi poi l'ha fatto il sindaco, diciamo, eletto dai cittadini. Abbiamo affrontato tanti temi con Santoro. Vi prego di seguirlo e poi faremo un commento. Ospite dei nostri studi è l'assessore regionale ai lavori pubblici, il dottor Enrico Santoro, isernino verace, isernino puro. Enrico Santoro è stato il sindaco della provincia. Infatti nel periodo dal 64 al 72 appunto è stato primo cittadino di Isernia e proprio nel 70 c'è stata così la lieta novella, la bella notizia di Isernia proclamata provincia. L'assessore Santoro è stato per alcuni anni così in disparte, lontano dalla politica, nella quale è rientrato poi alla grande intorno all'80 presentandosi alle regionali. Il suo è stato un rientro trionfale e nella prima legislatura ha occupato il posto l'assessorato al turismo, allo spettacolo, successivamente l'assessorato ai lavori pubblici, assessorato che è di sua pertinenza anche attualmente. Dottor Santoro, lei è gemello. Molto spesso i gemelli percorrono le stesse strade. Nel caso suo e di Antonio, queste strade non sono state uguali, anche se mi consente da un punto di vista di fortuna. Beh, direi proprio di no, anzi direi che sono state due strade completamente diverse, anche perché eravamo due caratteri diversi, insomma. Io ho avuto sempre la propensione verso il sociale, verso gli altri. Da bambino volevo fare il missionario, insomma. Ero convinto di ritrovarmi bene, chissà in quale zona sperduta dell'Africa. Ero certo proprio di una vocazione che era del missionario vero e proprio. Poi ho portato, direi, questa mia vocazione nell'attività sociale, perché poi è venuta la guerra, ha scompaginato tutte le cose e quindi questa mia propensione verso gli altri, questa apertura verso il popolo in genere, verso chi soffre. Mi ha fatto vedere un po' tutte le cose che facevo come un servizio e quindi questa attività nel mondo dell'azione cattolica, del sindacato, del servizio sociale, si è tradotta successivamente in attività politica, che a mio avviso era allora e rimane ancora un servizio anch'esso, che credo che uno dei fatti che ha determinato anche il deterioramento nell'attività politica di oggi è quello di aver tolto a questa attività questa particolarità, ecco, quella di ritenerla sempre un servizio che il singolo. Ecco, se mi consente approfondiremo più avanti, ecco, se magari si Sì. vuole tornare proprio Ecco, su invece questo, sui gemelli. Antonio aveva un altro carattere, era più per l'avventura in tutti i sensi, sia nel livello scolastico, le sue prime attività scolastiche sono state sempre un po' più avventurose, poi
quando io ero a Milano nel 57, perché vinsi un concorso e stavo lì, venne pure lui e faceva il propagandista medico, però mentre io avevo l'assillo di voler ritornare a Isernia, dove d'altra parte ero già consigliere comunale, lui invece amava rimanere a Milano o addirittura andare oltre. E quindi è lì che si è formato in quell'ambiente per oltre 20 anni, in un ambiente molto diverso dal nostro, direi prediligendo attività di natura imprenditoriale, a volte riuscite, a volte no, più propenso all'attività di natura sportiva, dedicando molto tempo anche a queste sue passioni. E invece è completamente diverso il mio atteggiamento, più verso la famiglia, verso gli altri, insomma, ma nel senso proprio di missione, ecco. Quindi due caratteri diversi, quindi due vie diverse. Favorirebbe l'ingresso in politica di un suo familiare? No, assolutamente non l'ho mai voluto, infatti credo sia uno dei pochi che non vede impegnati nell'attività politica i propri parenti, non li vede impegnati anche nelle attività collaterali, non ha usato mai la propria posizione per agevolare i parenti e i familiari, che sono rimasti con le loro attività che hanno guidato senza mai nulla avere dalla mia posizione né quando ero sindaco né oggi. Anzi, direi forse molto spesso hanno avuto dei danni grossi a volte dalla mia presenza nella vita politica. Insomma, io potrei fare l'esempio di mio fratello Bruno, che dalla mia presenza in politica ha avuto sempre dei danni. Insomma. Ecco, a proposito di Bruno, ieri mattina l'ho incontrato, ho chiesto: Bruno, mi dici un difetto che ha tuo fratello Enrico? Ha detto: ma ci ha pensato un po', ma io non ne conosco, forse il difetto è che è troppo buono. Beh, i difetti ne abbiamo tanti e tutti, credo di averne tanti pure io, e che mio fratello vive in maniera molto intensa la sua attività, io la mia, e riusciamo neanche molto spesso a colloquiare, a vederci. Sì, essere troppo buono a volte può diventare un difetto, questa è un'accusa che mi fanno non solo Bruno e i miei familiari, ma che spesso mi fanno i miei collaboratori e tutti gli amici del mio gruppo. Ritengono che il modo come noi, come io gestisco i rapporti all'interno del gruppo siano eccessivamente, ecco, buono il termine che ha usato, ma direi eccessivamente liberi, con una democrazia troppo accentuata, per cui addirittura a volte sembra che regni il disordine, anziché quelle forme di ferre indicazioni che spesso ci sono altrove, insomma. Quindi se essere buono però è un difetto, io non me ne lamento, insomma. Lei è ricordato come il sindaco della provincia, l'ho detto nella presentazione. Ecco, cosa ricorda di quel 1970, principalmente la Isernia che sognava lei, oggi com'è? Beh, cosa ricordo? Dire cosa ricordo e doverlo dire in poche battute credo che sia quasi impossibile. Insomma, la provincia di Isernia è stata una conquista che il popolo dell'Alto Molise, il popolo isernino, ha raggiunto per tutta una serie di vicende che non si possono assolutamente sintetizzare in poche battute. Io sto preparando un lavoro nei pochi momenti liberi perché credo che debba essere portato a conoscenza dei cittadini, dei giovani specialmente, come è nata questa aspirazione, come si è concretizzata e quali sono gli avvenimenti che l'hanno caratterizzata, che sono tanti, sono tantissimi, anche per fare giustizia di certi atteggiamenti, giustizia di certi personaggi pure, perché ce ne sono stati tanti che rimangono oscuri e che invece hanno lavorato e sono stati determinanti con la loro azione ai fini del raggiungimento di questa meta. Ce ne sono anche altri che pavoneggiano, non poco,
di loro, della loro azione, che ritengo invece il giudizio nei loro confronti sia sproporzionato di fronte a quello che poi effettivamente hanno dato per raggiungere questa meta. E quindi è un periodo della vita di questa città e dell'Alto Molise molto interessante, perché è vero che tutta l'attenzione, l'attenzione nostra e di tutti era per raggiungere questa meta, cioè quella del riconoscimento di Isernia capoluogo di provincia. Però in quel periodo si sono verificate tante altre cose che dovevano servire a far costruire un ruolo di questa città senz'altro migliore di quello che aveva e, per venire alla sua seconda domanda, senz'altro diverso da quello che Isernia è oggi. Io non vedo oggi, l'ho già detto in tante altre occasioni, non vedo oggi Isernia con il ruolo, le dimensioni, le possibilità che noi avevamo immaginato allora. Anzi, ritengo che addirittura abbia fatto grossi passi indietro a quella che era la situazione anche in quel momento, parlo del 1970, lei, sotto diversi aspetti. Sì. Lei, Isernino Buro, è stato tra gli isernini, tra i politici, più amato. E in questo momento mi sembra che questo amore da parte della città sia un pochino raffreddato. Ma non mi risulta. C'è solo un fatto che tutti dovrebbero comprendere qual è il ruolo che uno svolge. È chiaro, gli isernini, i miei concittadini, erano abituati a vedermi sempre con loro, e questo io amavo veramente, a vivere quotidianamente i problemi dei singoli cittadini. E nel momento in cui uno assume una responsabilità diversa e che ha una dimensione regionale, non più comunale, purtroppo si allontana molto spesso anche da queste realtà locali, ma è il compito che uno svolge. È come se uno volesse pretendere da un parlamentare nazionale l'occupazione, direi, quotidiana dei problemi dei singoli cittadini di questo o di quel comune, la presenza quotidiana nelle cose, nella vita di quel comune. Ogni ruolo ha una dimensione diversa e quindi apparentemente sembra che una persona si allontana, ma difatti credo che mai come in questo periodo io mi sento non solo vicino, perché vivo nella mia città e vicino ai problemi dei miei cittadini, ma direi che soffro e non poco, perché mi vedo nella impotenza di agire così come vorrei. Per ritornare ad essere nelle stesse forme e con la stessa intensità con cui ero, dovrei ricandidarmi al Consiglio Comunale di Isernia e rifare il consigliere comunale a Isernia. Lo volevo fare, lo rifarebbe il sindaco a Isernia? Ma io lo rifarei ben volentieri, perché non è assolutamente, anzi ritengo che sia stato il momento più bello e più esaltante della vita politica, ma per ognuno, non solo per me. Fare il sindaco, fare l'amministratore comunale, a mio avviso è uno dei ruoli che direi ogni politico deve prediligere. Anzi, vedo molto spesso che il politico ad ogni livello che non ha vissuto l'esperienza dell'amministratore a livello locale ha una marcia in meno, insomma, non ha quella intuizione immediata dei problemi del singolo con cui può averla chi ha vissuto l'esperienza dell'amministratore locale. Quindi è un ruolo che mi è piaciuto e che mi piace. Il giorno in cui il mio partito o gli eventi o la mia città ritiene che sia necessario che io tornassi a fare il consigliere comunale o l'amministratore comunale in qualunque ruolo, lo farei io ben volentieri. Ecco, restiamo sempre al comune. Il sindaco Biello, così nella consegna della carica, se vogliamo dire, al dottore Orio, si è lamentato per le cose non fatte
dicendo che l'eccessiva litigiosità in casa DC ha impedito di portare avanti molti progetti, è stato un po' un freno. Pensa che il dottore Iorio avrà più fortuna o ci sarà lo stesso fenomeno? Ma la litigiosità è in casa DC come in casa di tutti i partiti quando assumono le responsabilità di guida di amministrazioni, sia esse comunale o di altri livelli. Quando un partito libero, aperto, democratico, grande come dimensione pure di consenso e quindi di rappresentanza ha la responsabilità, è evidente che ci sono motivi di contrasti all'interno del partito, quello che lei chiama litigiosità. D'altra parte non è il caso di citare, ma gli esempi che si possono fare di altri partiti sono tanti. Con questo però non credo assolutamente che vanno scusati e ritenuti non colpevoli quanti creano condizioni di litigiosità che compromette, poi l'amministrazione pubblica. Quindi è un fatto negativo senz'altro, che certamente non rende facile la vita delle amministrazioni. Biello, lei dice, ha motivato la non realizzazione di alcune cose per questo motivo, è un giudizio che io non mi sento né di condividere né di condannare, se lo ha dato è segno che aveva gli elementi essenziali. Se Iorio riuscirà, e Iorio è alle prime battute, è un giovane che viene da una certa esperienza, viene pure da una educazione politica, sociale, di una certa natura. Il padre di Michele Iorio era un operatore sociale insieme a me, insieme ad altri, tipo Raffaele Clemente ed altri. Avevamo insieme creato tutta una serie di attività sociali prima che politica. Questo è il fatto importante. Noi ci siamo preoccupati prima di tutto di creare il cittadino, direi, perché ai nostri tempi, è un modo di dire molto antipatico questo, ai nostri tempi, i giovani non amano sentirlo, però è un fatto triste pensare, 30 anni fa, quando noi abbiamo iniziato l'attività politica, io fui eletto la prima volta consigliere comunale di Isernia nel 1956, quindi sono 30 anni suonati, capolista allora era il senatore Ciampitti ed io fui l'ultimo degli eletti, avevo 21 anni. Quindi quando siamo andati quando abbiamo iniziato l'attività politica venivamo da una esperienza di attività sociale, l'ho detto all'inizio, di Azione Cattolica, di operatori sociali veramente. Chi ha questa esperienza o chi l'ha vissuta in maniera anche indiretta, insomma nella famiglia, ed è il caso di Iorio, io credo che ha una duttilità ed una sensibilità che può servire molto ad eliminare condizioni di contrasto e spesso a imboccare strade che possono portare all'accordo e non alla divisione. Assessore, c'è stato un momento, così un giorno, in cui ha pensato, ma chi me lo fa fare? Molto spesso perché specialmente quando l'azione che uno va svolgendo non è compresa e non è amata, che viene voglia di dire chi me lo fa fare, insomma. Ognuno ha una professione, ha un impegno, ha una famiglia, potrebbe coltivare degli hobby e quindi dedicarsi a se stesso, insomma. Però diventa sempre più forte l'imperativo che è intimo, che è in noi stessi, che è quello di servire una collettività. Ecco, il fatto importante oggi è questo, è che nei confronti dei politici, del politico in genere, c'è tale una disistima da parte dell'opinione pubblica, per cui si ritiene che
chi fa politica lo fa solo ed esclusivamente per un interesse proprio. Ecco, mi suggerisce un'altra domanda. La scorsa settimana è stato nostro ospite un uomo di cultura, il professore Vincenzo Rossi, al quale ho chiesto che cosa pensava della politica e dei politici in genere. Lui ha detto che era perfettamente d'accordo con Machiavelli, nel senso che la politica e la morale non vanno d'accordo. Devo contestare assolutamente questa affermazione se riportata così genericamente a chi fa politica, perché tutti non siamo certamente nelle condizioni attuali della società che è quella che descriveva e che viveva Machiavelli. Sono secoli di differenza, c'è maturità che senz'altro non è paragonabile nel popolo, ci sono condizioni diverse di controllo di ogni livello, specialmente del livello popolare, quindi per la partecipazione che v'è oggi nella scelta, che è una indicazione degli uomini politici. Quindi troppo generica, troppo superficiale e troppo massimalistica. Ma lei ha detto che la gente, scusi, non stima il politico, perché? Ecco, stavo dicendo, il discorso importante è questo, è che oggi l'operatore politico non è stimato per tutta una serie di avvenimenti che dovrebbero invece dare il segno di una realtà diversa, cioè avvenimenti che hanno coinvolto uomini politici, e ogni giorno ne vediamo, che dovrebbero invece far capire come in questa realtà di vita democratica che si è costruita nel nostro paese non ci sono privilegi tali che possono sottrarre l'uomo politico da un giudizio, anzi siamo arrivati a qualcosa di diverso, che la stessa azione, se è commessa da un uomo politico, è giudicata in maniera talmente abnorme di fronte a quello che è il giudizio che si dà invece di un cittadino qualunque. È giusto sotto un certo aspetto, perché l'uomo politico che ha un mandato popolare, che rappresenta nei vari livelli comunque una parte di una popolazione, deve avere anche la sensibilità, l'accortezza e la convinzione che egli rappresenta non solo più se stesso, ma la somma di tutte queste volontà, per cui anche se qualcosa è consentito al singolo cittadino, egli potrebbe, non deve permetterselo, perché deve veramente raccogliere e sintetizzare le aspirazioni di tutti quelli che in lui hanno avuto fiducia. Però di fatti oggi c'è un atteggiamento molto negativo nei confronti degli uomini politici. I giudizi che si danno dagli uomini politici sono i più svariati, dall'ignorante allo sfaccendato, per non dire quelli veramente più degradanti. Ora, questo fatto però sta portando alla disistima, ma sta portando anche alla disaffezione di quelli che facevano politica e che la fanno ancora con tanto disinteresse, proprio perché sentendosi separati, avulsi dalla realtà e quindi non stimati, e se hanno condizioni di purezza nei sentimenti, non trovano altro rifugio che quello di allontanarsene. Ed ecco perché molto spesso troviamo, è difficile trovare chi si impegna, proprio per questa cognizione, per questo giudizio che si è. E quindi molto spesso si va a prendere come operatori politici quei pochi che in effetti, poi è vero, si fanno avanti proprio perché hanno come mira quella di fatti personali e vengono quindi coinvolti, molto spesso in buona fede da parte di chi li coinvolge, che poi dopo danno il segno della propria personalità, che è senz'altro negativa. Ma l'atteggiamento dovrebbe modificare nei confronti degli uomini politici, dovrebbe modificare con molto buon senso, tutti dovremmo avere il rispetto di questa funzione, giudicando senz'altro molto severamente
i singoli personaggi, ma ponendoci di fronte a loro con un atteggiamento di serenità e non di prevenzione solo perché è uomo politico. Ecco, la società attuale credo che soffra molto per questo fatto. Assessore, nei giorni scorsi, così a Isernia era tutto bianco, c'era la neve. Ecco, la neve mi suggerisce, mi dà lo spunto per una domanda che le potrà sembrare banale. Ma lei una palla di neve a chi la tirerebbe? Non fa male, affettuosamente? No, direi... Ecco, questo è uno dei miei lati che ritengono negativo e che per me è la cosa più bella. Io non so concepire né odi né risentimenti, non conservo assolutamente risentimenti nei confronti di chi che sia, nella maniera più assoluta. Sarà anche un difetto, qualcuno dice che lo sia, io invece non ritengo. Anche io di cattive azioni ne ho ricevute tante, qualcuna pure molto brutta e pesante, pesantissima. Quelle persone per me hanno oggi la considerazione che ha ogni altro cittadino. Una palla di neve, se proprio dovessi giocarci, la butterei a mia moglie e ai miei figli per avere da loro di ritorno altre palle di neve e con loro scambiarmi questo momento di rilassatezza e di, insomma, di gioiosa accanita, pure è avvenuto scambio di palle di neve, ma certamente oltre loro non la butterei a nessuno. Assessore, alla regione chi ha vinto? Mi riferisco ai fatti di qualche mese fa, fatti dei quali si è parlato forse troppo. Chi ha vinto in che senso? C'è stato a proposito delle nomine. Beh, le nomine dobbiamo ancora fare, di quell'episodio che si è verificato in consiglio, senz'altro è stato un episodio molto molto negativo, increscioso, che il giudizio è stato dato in diverse sedi e in maniera molto contrastante dall'una all'altra parte. Per ora credo che ha vinto il buon senso. Mi auguro che non si verifichino più queste condizioni, ma credo che anche lì c'è una situazione generale che è molto diversa da quella di altri tempi. Gli atteggiamenti personali sono dei singoli ed ognuno risponde in proprio di come si atteggia. Non credo che ci siano vinti e vincitori. C'è solo la mortificazione generale che abbiamo dato a un'istituzione e credo pure un po' un boccone amarezza che abbiamo dato al popolo molisano nel momento in cui di questi fatti si è parlato in tutto il paese, certamente in maniera non bella. Parliamo di cose un pochino più allegre. La Isernia Sora, se ci può dire qualche cosa, e intanto sì. Perché il primo tratto che va fino al bivio di Fornelli pare sia ultimato ma non viene aperto? La Isernia Sora, che è la Isernia latina Isernia, è una vicenda che si è avviata abbastanza bene, però ha avuto un momento di fermo perché si è fermato l'intervento straordinario, cioè l'ex cassa per il Mezzogiorno. Posso però dire che per quanto riguarda il tratto, mentre erano in ritardo gli amici del Frusinate, con il convegno che facemmo a Colli a Volturno, riuscitissimo, convegno dove venne niente meno che il presidente della Giunta regionale del Lazio, oltre ad alcuni assessori e consiglieri della Regione Lazio, non vide la partecipazione identica dei rappresentanti della Regione Molise, perché c'ero io e c'era il consigliere Di Domenico. Fu disertata completamente dagli amministratori di vario livello della Regione Molise e fu un fatto molto negativo, anche direi nei confronti del presidente della Regione Lazio e degli altri, anche poco cortese. In quel momento, questo avveniva mi pare l'anno scorso, in quel momento noi eravamo più avanti di loro perché avevamo già realizzato due tronchi e speriamo di avere i fondi
con l'intervento straordinario, con i fondi FIO, per creare appunto questo collegamento al bivio di Fornelli e quindi rendere transitabile questo tratto di strada. Invece nulla o quasi nulla avevano fatto gli amici del Frusinate. Invece proprio oggi ho sentito il sindaco di Sora che mi dava la notizia, comunicatagli dal ministro per il Mezzogiorno e dall'attuale presidente incaricato Andreotti, del finanziamento avvenuto di un tratto molto importante della Latina-Isernia, cioè il tratto che da Sora va per 15 km verso l'interno, e quindi loro si avviano a completare il tratto Latina-Sora-Sora-Confine-Molise, troveranno noi in ritardo per il tratto Molise-Confine-Lazio. Noi l'abbiamo riproposta come giunta regionale già con i fondi FIO, l'abbiamo riproposta anche con l'intervento straordinario, credo che in uno dei prossimi programmi verrà senz'altro preso in considerazione, perché ritengo che una delle arterie molto importante per la regione, non solo, ma proprio per quello che essa è, cioè questa è la strada che mena dal Lazio, da Roma, attraverso il Molise verso la Puglia nella maniera più rapida e più scorrevole, ed è un fatto quindi che non interessa solo il Molise o una parte del Molise, ma interessa l'intero paese, l'intero mezzogiorno, ma direi anche per alcuni altri collegamenti l'intera zona centro-meridionale del paese. Io devo dare atto al sindaco di Colli che in quella sede si sobbarcò il peso di questo convegno, che fu riuscitissimo e che sta dando i frutti, perché in quell'occasione, ricordo, il sindaco di Sora e gli altri 7-8 sindaci di tutta la zona, tutti presenti, fecero veramente una pressione notevole nei confronti del presidente della giunta regionale e dei due assessori presenti della regione Lazio, che ha dato già i frutti che oggi stiamo vedendo. Assessore, non è una mia opinione, mi sembra sia un pochino la realtà, l'Abruzzo ci sta surclassando, ma sono più bravi gli abruzzesi dei molisani o la classe politica abruzzese si fa rispettare di più? Beh, insomma, non possiamo dare dei giudizi in questo modo, i fatti sono di varia natura. In effetti, anzitutto bisogna pensare alle dimensioni della nostra regione. La nostra è una piccolissima regione, ed essendo piccola come dimensione geografica, essendo piccola demograficamente, ha anche una rappresentanza proporzionata, che per quanto valida essa sia, certamente numericamente ha meno peso di quello che ha una rappresentanza di altra dimensione. Quindi molto gioca questo fatto, insomma. Poi è chiaro che valgono molto anche i rapporti che si sanno creare a tutti i livelli. Quindi non è che gli abruzzesi sono più bravi, giocano in una condizione migliore della nostra. Probabilmente però anche noi avremo perso qualche occasione buona e forse abbiamo perso anche momenti molto interessanti che ci erano stati offerti. Nella vita, nella conduzione di una regione, di un comune come quello, nella conduzione dei paesi, probabilmente ci sono momenti che esaltano anche le persone, e se la persona in quel momento non è quella giusta, con tutta la sua buona volontà, probabilmente sfugge un'occasione, e le occasioni in politica sono irripetibili, quindi non sempre si possono riavere gli stessi momenti e le stesse condizioni. Caso De Falco. Qualcuno addirittura ha insinuato che per il prelevamento dell'acqua dei fiumi Sorto e Carpino ci fosse lo zampino dell'assessore. Vuole chiarire le cose realmente come stanno. Caso De Falco, che significa? De Falco, dell'acqua. Ah, il fatto, sì. Qua. Io devo dire che c'è una ignoranza nei divulgatori della stampa che fa veramente pensare molto, insomma. Ed è un'ignoranza che dà senso pure e misura di quella che è la vita che si è creata nella nostra città.
In altri tempi certe notizie dette così male e riportate così male avrebbero creato lo sdegno di tutti. Questo è il materiale umano che abbiamo e di questo materiale ci serviamo. Come sta questo fatto? Io l'ho chiarito con un breve comunicato stampa, che è stato riportato pure molto male. Questa ditta ha fatto una domanda e ogni cittadino ha diritto a chiedere delle cose che ritiene di dover avere. Ha fatto una domanda che aveva già presentata nel 79 e l'ha riproposta. Con questa domanda intende fare una derivazione di acqua dal Carpino e dal Sordo, che poi convoglia verso una centrale. La legge prevede in questi casi che di questa domanda si renda pubblica opinione, si porta a conoscenza di tutti in una maniera che non è quella solita del piccolo comunicato o della pubblicazione nell'albo pretorio di un comune, ma prevede la legge un decreto dell'assessore ai lavori pubblici in questo caso, di modo che la pubblicazione è obbligatoria. L'assessore ai lavori pubblici ha fatto un decreto con il quale ha detto a tutti: guardate che questo signore ha chiesto queste derivazioni, entro questi termini fate opposizione, chi ha interesse. Questo è quello che è stato fatto. Dirò di più, che preoccupato che la opposizione mandata solo al comune di Isernia non fosse venuta a conoscenza di tutti, oltre alla pubblicazione che è obbligatoria per legge sul bollettino, l'abbiamo mandata a tutta una serie di enti, dall'ERIM in poi, proprio per dare la massima divulgazione al fatto. Non solo, quando stavano per scadere i termini, io ho chiamato il mio responsabile dell'ufficio di Isernia e ho voluto chiedere se c'erano opposizioni. A due giorni dalla scadenza dei termini non c'era nessuna opposizione. Dal mio ufficio è stato chiamato persona del comune di Isernia, va bene? E gli è stato detto: per favore rispondeteci e se dovete fare opposizione fatela alla scadenza dei termini. Cosa che è avvenuta. Quindi, primo, tutto il baccano che si è fatto è ingiustificato. C'era una domanda, ce ne sono centinaia di queste domande, che noi stiamo facendo in tutta la regione, e la facciamo con la pubblicazione così come prevede la legge. Questo è l'unico decreto che esiste, cioè quello di pubblicazione. Qualche ciarlatano, perché di ciarlatani in giro ce ne sono, ha detto c'è un decreto nuvoloso che non si capisce. Se uno non capisce perché ha confusione mentale, deve fare chiarezza nella propria mente. Quindi questa è l'unica cosa che si è fatta proprio per sollecitare. Dal momento che non venivano le opposizioni, ci siamo presi noi la briga non di sollecitare l'opposizione, perché questo non sarebbe giusto, ma di sapere cosa pensava almeno l'amministrazione comunale di Isernia. Ed è venuta infatti proprio al momento della scadenza l'opposizione da parte del comune di Isernia, che noi teniamo in considerazione, ma comunque la nostra condizione e il nostro atteggiamento nei confronti di questa richiesta era talmente ed è talmente prudente che credo non ha bisogno di essere sollecitato. Certo, si sono detto pure un'infinità di stupidaggini, perché sono tali, che parlare di dighe, di perforazioni del centro storico. La cosa in effetti prevede il passaggio di un tubo di un metro, di un diametro di un metro, nella parte terminale della città, nell'altezza quasi della chiesa di San Pietro Celestino, che è la parte più stretta, un tubo di un metro di diametro. Questo prevede, questo bisogna dire per esattezza, perché le stupidate che si sono dette sono tante. E poi una cosa che è strana però è questa, che mentre si fa tanto baccano per questo, lo stesso Consiglio Comunale di Isernia
approva un progetto per un parcheggio che prevede di scavare sotto la piazza San Pietro, cioè il mercato, quello che noi chiamiamo, per fare il parcheggio sotterraneo. Cosa strana, di questo nessuno ha parlato ed è stato approvato dal Consiglio Comunale di Serra. Assessore, cambiamo discorso, l'acqua solfurea. Si aspettava il miracolo, un Isernino assessore al turismo, l'acqua solfurea forse poteva cambiare destinazione, poteva esserci qualche cosa di nuovo, non è successo, che prospettive ci possono essere? Ma vabbè, su questo io ho parlato anche in altra sede, ma non voglio ripetere le stesse cose. Magari devo solo, brevemente. Devo solo dire che io credevo e credo molto in quella iniziativa, tant'è che fui io a riscattare l'acqua solfurea dai demasi. E avviai pure un appalto concorso, poi io sono andato via, non so cosa ha fatto il comune. Le iniziative sono del comune di Serra, non possono prenderle altre in sostituzione del comune, che siamo sempre, torniamo al discorso iniziale, la gente di Isernia ama meno, è chiaro, perché vede venire meno queste cose che si erano iniziate e le attribuisce a chi le iniziò. Questa è una iniziativa che deve prendere il Comune di Isernia. È chiaro che il giorno in cui il Comune di Isernia prende iniziative, io non solo sarò entusiasta e vicino, ma credo che mi prodigherò in tutte le maniere. Gli avversari politici sostengono che alla Regione non spendete i soldi che pure avete in bilancio. È vero? Ma è generica l'accusa. Per alcuni fatti può avvenire, per tutta una serie di circostanze. Bisogna anche dire che questo è un fatto che assilla tutte le amministrazioni di tutto il paese e di ogni livello, dai comuni in poi. In effetti è necessario snellire le procedure e quindi sollecitare appunto la spesa per renderla sempre più produttiva. Io nell'85 presentai una legge che il Consiglio regionale approvò, la legge numero 1, per snellire le procedure in materia di lavori pubblici, perché prima tutti i lavori pubblici dei comuni, degli enti, dovevano riportare il parere del comitato tecnico amministrativo presieduto dall'assessore ai lavori pubblici, per cui a volte per avere un'approvazione ci volevano anni. Con quella legge delegai tutto ai comuni e alle province fino a 500 milioni, poiché i progetti superiori a 500 milioni erano pochissimi o quasi niente, si ebbe il lancio e quindi avevamo programmi dal 75 bloccati. In effetti alla situazione ultima direi che tutti i programmi, quello 75, 76, 79, 80, 82, sono tutti oramai realizzati. Ma la spesa pubblica per i controlli che essa ha, per tutte le trafile che giustamente deve passare, è soggetta anche a questi ritardi. Che poi ci sia qualche settore nel quale il ritardo è dovuto anche a non attivismo, probabilmente può essere anche vero. Problema dell'occupazione, diciamoci la verità, oggi purtroppo per il posto di lavoro siete un pochino voi, il politico è la vittima di continue richieste, i vostri telefoni sono sempre caldi, nel poco tempo libero siete così assaliti quasi dalla gente. Ma che cosa si può fare in concreto, qualche cosa di grosso, lei assessore ai lavori pubblici, diciamo per dei lavori che magari coinvolgono tutti quanti e evitano queste... Beh, in effetti questa è la piaga, è non solo nostra, è nazionale, direi europea, di tutto il mondo industrializzato, però noi veramente stiamo vivendo un momento delicatissimo e pesantissimo, anche perché la disoccupazione riguarda essenzialmente giovani e giovani qualificati, per cui è mortificante a volte vedere il giovane che è disperato, che è assillato, è mortificato, è avvilito. È un problema veramente grave che bisogna assolutamente vedere come trovare soluzione. Certo, non ci viene aiuto dal governo centrale, pure nel momento in cui tutti esaltiamo un governo che ha portato stabilità, che ha portato crescita come reddito, che ha bloccato l'inflazione, però nessuno ha mai detto che questo modo ha portato anche all'aumento vertiginoso di disoccupazione e di disoccupazione giovanile. Ora io ritengo che
se dobbiamo vantarci di qualche mezzo punto di inflazione in meno e non creare occasioni di lavoro, io preferirei avere pure mezzo punto di inflazione in più, ma sapere invece che ho creato possibilità di occupazione maggiore, più ampio respiro a chi deve lavorare. Perché il discorso non è così semplicistico, è chiaro, non va detto solo in questi termini, ma per la fretta con cui dobbiamo affrontare i problemi non si può fare diversamente. Però un fatto è certo, che la stabilità e il blocco della inflazione credo che lo stia pagando essenzialmente i giovani, la stiano pagando i giovani ed in particolar modo i giovani del Mezzogiorno. Questo è il fatto tragico di fronte al quale noi ci troviamo e non sappiamo quale risposta dare. La stessa legge di Vito per l'occupazione giovanile sembrava un toccasano, invece incontra non poche difficoltà, specialmente nelle nostre regioni e nella nostra, per tutta una serie di fattori di tradizione che non abbiamo al sistema cooperativistico, di iniziative per le quali non vediamo sbocco, di non invogliata spinta verso certe attività da parte di alcuni organismi. Quindi è diventata anche quella una delusione per molti giovani. Né si può pensare ad un modo di occupazione tipo quella della 285, che a mio avviso è stato il modo peggiore per eliminare la disoccupazione, alleviare la disoccupazione in quel momento, perché ha creato le più grosse ingiustizie che potevano farsi nei confronti dei giovani, oltretutto dequalificando la pubblica amministrazione in particolar modo e non rendendo assolutamente un buon servizio al giovane, perché ha spento ogni ambizione e ogni spinta a fare meglio, ad impegnarsi. Fu una legge, io credo, molto negativa. C'è stato chi ne ha approfittato, chi ha spinto molto in quel momento creando organismi che oggi stanno rivelando la loro incapacità, inefficienza, inutilità, creando tutto un sistema di cooperative che pesano sulla pubblica amministrazione. Certamente non fu un fatto positivo, bisogna escogitare qualcosa di diverso. Ma noi nel nostro piccolo, nella più dimensione della nostra regione, dobbiamo senz'altro trovare qualche cosa di nuovo, ecco, è la fantasia piuttosto che deve aiutarci, che sia al di fuori degli schemi e delle condizioni attuali per alleviare la triste condizione di disoccupazione pesantissima che c'è nel Molise e a Isernia in particolar modo e nell'Alto Molise. Non pensa che il Molise potrebbe avere un futuro turistico? Io non solo lo penso, ma ci credo fermamente e credo che nel momento in cui sono stato responsabile di quell'assessorato di aver iniziato alcune attività che possono senz'altro far decollare questo settore, da quello del parco regionale, gli itinerari turistici, all'agriturismo, insomma tutta una serie di attività, però per fare questo è necessaria una grande tradizione anzitutto e un impegno. L'operatore turistico non si improvvisa, insomma, l'operatore turistico viene da condizioni ambientali, da condizioni favorevoli del territorio, ma anche da capacità dei singoli, che il turismo è un'attività molto delicata di rapporto, non è come il commercio, insomma, che è quasi condizionata per alcuni generi. Il turismo ha bisogno di operatori molto preparati, che abbiano veramente grosse capacità. E quindi bisognava puntare su questo, sull'addestramento degli operatori turistici. Perciò creai quel centro di addestramento per il turismo, dell'agriturismo veramente ad Agnone, che dovrebbe partire con la convenzione che abbiamo fatto con il Formez e quindi avere una possibilità di sbocco. Quello oltretutto è un centro che deve interessare l'intero Mezzogiorno, raccogliere gli operatori dell'intero Mezzogiorno. Direi una piccola università del turismo. Se parte, speriamo. Assessore, a casa sua, a tavola, c'è un posto vuoto. Chi inviterebbe? Ma ecco, sono come le palle di neve di prima. Inviterei la prima persona che incontro sotto il portone, che
mi dice che avrebbe piacere di passare 5 minuti con me e con la mia famiglia. E da chi gradirebbe ricevere un invito? Da qualunque persona ben pensante, comunque è seria e simpatica, ma io gli inviti li ricevo tanti e li ricevo essenzialmente dai miei concittadini, specialmente i contadini delle mie frazioni, con i quali più che delle frazioni di Sernia e contadino in genere, anche delle altre zone, con i quali mi ritrovo molto bene. Ieri sera infatti ero in casa di un caro amico, un grosso allevatore, con il quale siamo stati insieme ad altri amici a discutere il problema molto attuale di cosa ha determinato in questa stagione, quindi sulla stagione futura, queste condizioni atmosferiche. Siamo rimasti là fino a tardi, quindi l'invito, chiunque mi invita, è segno di una persona che mi vuole, mi ama, mi stima, quindi lo accetto buon volentieri da tutti. Lei ha accettato con riserva, mi sembra, l'assessorato ai lavori pubblici. L'ha sciolta questa riserva? Sì, la sciogliemmo subito dopo, perché c'era una condizione che avevamo posto come gruppo sulla soluzione della crisi, che ritenevamo e riteniamo ancora soluzione non idonea per fatti politici che si sono verificati all'interno della maggioranza e che poi infatti sono venuti fuori nelle ultime battute, con le controversie fra liberali, repubblicani e socialdemocratici, e per un atteggiamento che noi riteniamo essenziale di presa di coscienza di una realtà diversa che c'è anche nella regione Molise, quindi un atteggiamento da modificarsi e quindi prendere in considerazione la possibilità di allargare l'area di governo ai socialisti in particolar modo, con una modificazione di atteggiamento anche nei confronti del Partito Comunista. Assessore, che fa durante il tempo libero? Ha degli hobby? Segue lo sport? Seguo lo sport limitatamente a quello che il tempo mi consente. Mi piace molto passeggiare, specialmente in montagna, quindi appena posso mi allontano un po' con la mia famiglia, ma è molto raro. O leggere, mi piace molto leggere, scrivere pure a volte. Adesso sto mettendo insieme un paio di cosette che spero un giorno di poter pubblicare, insomma. Gli appassionati del pallone ad Isernia sono abbastanza disperati, perché in poco tempo Isernia, che era arrivata dei... Sì, io ho detto già in altra occasione cosa pensavo di questo fatto. Quando a Isernia si è fatto dell'attività sportiva, in particolar modo l'attività sportiva del calcio, un appannaggio di una categoria, ho detto che non era assolutamente un fatto condivisibile, perché nel momento in cui quella categoria perdeva l'interesse per la propria attività, che poi riversava in parte anche verso questa attività sportiva, quell'attività sarebbe caduta. In effetti così è stato. Lo sport è un fatto di popolo, di tutti, e deve essere condizione voluta da tutti. Quindi io, oltretutto, mio padre è stato presidente della società sportiva di Isernia, direi che è morto anche con aggravando una sua condizione di salute, perché volle una domenica era presidente della società sportiva, andare al campo sportivo, pioveva, ebbe una broncopolmonite e se la portò dietro e subito dopo morì. Quindi direi che è quasi vittima anche di quel fatto. Era uno sportivo accesissimo, appassionato, ha creato condizioni di disagio anche nella famiglia proprio per questa sua passione per il calcio. E quindi credo che a Isernia si debba ridestare l'interesse di tutti i cittadini nei confronti dello sport in genere, e del calcio per quello che esso è, essendo uno sport di grande massa, insomma, che interessa a tutti, ma con una diversa partecipazione. Non può essere l'appannaggio di una categoria, perché lo sport è di tutti e deve coinvolgere tutti. Io ho chiesto anche il coinvolgimento, non sempre sono stato coinvolto in maniera diretta. Assessore,
quando le settimane scorse ho avuto occasione di parlare con i suoi colleghi uomini politici, anche con altre persone, ho fatto sempre questa domanda, un pochino rubandola a Costanzo: ma che c'è dietro l'angolo per il Molise? Per il Molise io credo che c'è un grosso avvenire, una grande possibilità di ripresa reale. È necessario però che si permetta ad ognuno la possibilità di esprimere le proprie capacità e di suggerire le visioni che egli ritiene giuste. È necessario che la classe dirigente, ma tutti, possano dare l'apporto a che si individui la via del futuro di questa regione. E credo anzitutto che bisogna ridisegnare da capo lo sviluppo del Molise, perché i fatti ultimi ci hanno fatto comprendere che alcune cose che noi ritenevamo risolutive non lo sono state. E allora bisogna avere l'umiltà di fare ammenda di quello che non è andato e prendere atto dei risultati ed escogitare nuove vie. Le possibilità, a mio avviso, ci sono. Un fatto importante è questo: non possiamo pensare che le soluzioni possano trovarle solo poche persone, per quanto siano in condizioni di prestigio e di responsabilità politica. Credo che ci vuole il coinvolgimento di tutti. Fin quando non saremo capaci di ritrovare questo avere il coinvolgimento di tutti, non troveremo le vie. Io faccio sempre l'esempio della provincia. La provincia di Isernia viene da antiche aspirazioni, ha trovato un momento nel 1956 quasi di approdo, poi si è bloccata. Perché? Perché era l'aspirazione di pochi. Quando è diventata aspirazione di un popolo, ha avuto il risultato positivo. Credo che noi dobbiamo ritrovare intorno a noi operatori, direi, l'afflato e la concorrenza di tutti. Se non coinvolgiamo tutti, ma riteniamo di fare i furbastri, eliminando ora uno, ora l'altro, rivolgendosi a questo che è amico e non a quello che non è amico. Se continuiamo così non troveremo la via, non imboccheremo il sentiero giusto. Il sentiero giusto lo imbocchiamo quando sapremo a trovare tutti insieme, discutendo con molto buon senso e con molta tranquillità, possiamo trovarla la via giusta, perché c'è la possibilità di imboccare il sentiero giusto. Assessore, io la ringrazio per essere intervenuto al nostro programma. Siamo in chiusura, che dire, fa un certo effetto sentire questi racconti, sentire come funzionava la politica ieri. Non so se quanti affermano che i politici di ieri forse avevano una visione più nitida, più chiara della nostra regione, del futuro della nostra regione rispetto ai politici di oggi. Voi che siete a casa, che avete ascoltato Enrico Santoro, potete fare il vostro giudizio. Noi nei prossimi giorni lo incontreremo e ci faremo dire cosa pensa di quello che sta succedendo o di quello che non succede nel nostro Molise. Grazie a Giovanni Battimoccia per il supporto tecnico qui a Isernia, ad Aldo Chiaverini, a Luigi Putalivo per il montaggio e la regia da Campobasso. Ovviamente grazie a voi che da casa ci avete seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Come on.